9, 10. Ed ecco qui, abbiamo 9, trovato la 10. Responsabile, l'educatrice Cinofila, giusto, ricordavo bene, è un'amica anche di quanti di, perché non è la prima adesso volta che la intervistiamo. E Francesca. Ciao Ivana, come va? Innanzitutto, bene, grazie. Tutto a posto? Bene, bene. Allora, siamo in compagnia innanzitutto di... Lei è Amelie, è un dog argentino di un allevamento di Monica Marelli. Ciao Arturo! È un dog argentino, è un cane... Spesso viene considerato pericoloso, ok? Tant'è che nella lista di Milano è nella lista dei cani pericolosi. Lei è responsabile per fare la piccola bambina. Quindi sicuramente dipende molto da come l'allevatore seleziona e come chi se ne prende cura. Ecco, si dice che il cane rispetta il padrone, può essere questo detto? Sì, nel senso che in base alla gestione sicuramente il cane rispecchia la gestione delle regole che vengono e non vengono date. Quindi sicuramente. Ecco, un... Lei non mi rispecchia però. Allora il detto non è proprio questo. Ecco, allora un piccolo e breve consiglio per chi magari volesse adottare un cane di questa razza. Allora, la cosa che io consiglio è farvi aiutare nella scelta da un professionista che venga con voi in canile, in rifugio, canile, struttura, che valuti le doti del cane, quindi professionisti che sanno valutare i cani e che possa aiutare a fare la scelta giusta, perché una purtroppo andare a scegliere un cane sbagliato va a rovinare la vita del cane e anche la famiglia. 10. Bisogna evitare quello che noi facciamo con chi ci dà un aiuto con la scelta del cane, 10 mesi. Canile, evitare che il cane torni indietro, piccolino anche lui, perché non sempre torna indietro perché la famiglia è brutta e cattiva, torna indietro perché il cane non è adatto con la famiglia. Grazie mille, vediamo i voti, vanno bene, 8, 9, tutte le famiglie, 8, ci sono 8, delle caratteristiche 7. Ben precise. Dunque, farsi aiutare sempre meglio. Meglio, sì, se si ha la prima esperienza poi si ha. Grazie Ivana. Del cane e di... Grazie Ivana, grazie. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao, grazie. Queste bellissime. Allora, Jack è Atti. Adesso è il momento di Stitch. La cagnettina qua è Brigida e lui è Whisky, che è quello di mamma. Come si comporta? Allora, Attila è molto meglio di tanti bambini. Attila è bravissima. Lei è poco che ce l'ho, ha tante fobie, ha tante... però è brava. Non è una canina che ha dato bene. E Whisky è stato ben educato, ben addestrato, anche lui è un canino. Con le lenticchie. Prego. Grazie mille, vediamo. Operazione 10, 8, 9, 10, 7. Più interessante la mamma. È giunta l'ora adesso di intervistare anche la presidente, il presidente destro, poi abbiamo il presidente assolutamente, sinistro. Assolutamente. Abbiamo qui Carmen, ciao Carmen. Grazie mille. Abbiamo 30 secondi. Spiegaci un attimino l'idea di questa manifestazione e poi dacci 8, 9, 10, 9, che siete diventati finalmente associazione. Esatto. Allora, innanzitutto l'idea di questa manifestazione fa parte appunto del nostro calendario di due
due eventi almeno annuali, uno che si svolge in primavera, che si chiama di solito la primavera quattro zampe, e uno che si svolge in autunno, che ha come nome quello di oggi, il pomeriggio da cani. Perché? Adesso è il momento di avere una continuità nel nostro calendario per poter creare dei momenti di condivisione. Che Milù è il nome del cane. Con chi, come noi, ama tantissimo gli animali e i cani, proprio nello specifico. In questo momento appunto siamo alla seconda edizione di questo evento, però la notizia fondamentale, ecco, è quella che il primiano mi ha, detto di raccontare, domenica è proprio quella che dal 4 ottobre una settimana siamo finalmente diventati associazione riconosciuta a tutti gli effetti. Quindi prima operavamo un po' sul territorio in una dimensione un pochino più distretta. Ci auguriamo di poter essere un po' più capillari e soprattutto abbiamo anche dalla nostra, diciamo, il fatto che ora siamo proprio un po' più costituiti, ecco. Quindi speriamo di poter fare almeno quello che abbiamo cercato di fare fino adesso, ecco. E l'avete fatto al meglio. E noi come redazione speciale MTV vi saremo sempre. 8, 10, 9, 8. L'aiuto di Prignano e di tutto il suo staff per noi è veramente adesso il momento preziosissimo di Monica, perché oltretutto e Olimpia crea un eco, diciamo, di quello che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, che comunque ci aiuta tantissimo. Quindi grazie mille di cuore davvero, Prignano, e a tutto lo staff ovviamente. Grazie a voi. Ecco qui Sofia. Beh, con Diana Blue Shadow. Adesso non perché siamo in un momento salvente della Sofia, ma noi lo facciamo apposta. Diana Blue Shadow finalmente dal vivo sono scappati anche loro. L'ultima volta abbiamo visti virtualmente, in caso dovesse ritornare. Cosa vuol dire essere dopo dal vivo? Vuol dire un grande ritorno alla socialità. Adesso è il momento di Kiki e Mauro. Dopo tanto tempo chiusi in casa, anche nelle nostre manifestazioni, tornare qui a Garbagnate. Scappatevi anche loro, Kiki e Mauro. Come si comportano i... Bene. I partecipanti? Li aspettiamo per dopo. Bellissimi, perfetti e rendono tutto molto... Adesso è il momento di Bruno con Mila. 10 a tutti. Ma non è possibile. Un applauso a Bruno. Cosa ne pensate di questa manifestazione? Bruno, per chi non lo conosce, è un educatore cinofilo. E, insieme a Ivana hanno il loro campo di addestramento, si chiama Ivy for Pets. E, sono, secondo noi, ma secondo tantissimi, gli educatori più bravi del mondo. Non si riesce, devono meritare, però si merita. Va bene, sono stato sinistro, destro dell'associazione. Marianna, che insieme a Carlo è un motore e di questa associazione. Ciao, come stai? Ecco qua, intanto che Marianna viene intervistata dalla nostra TV, che appunto manderà in onda questo pomeriggio da cani, continuo io. Allora, il prossimo cagnolino, anzi cagnolino. Eravamo al voto, purtroppo c'è stato un misunderstanding, scusate. C'è il voto per quanto riguarda la maggior parte mia, giusto? Olimpia, scusate. Però se allora ripeto, perché ho fatto un gran pasticcio e poi insomma, se no non torniamo più a bomba. Olimpia, ecco, infatti il voto, friends, grazie giurati e grazie Monica di aver accompagnato Olimpia. Sì. Dunque, finita questa manifestazione, ci aspetta eccoci la primavera qua. 4 zampe. Allora, invece adesso partiamo con la sfilata di un altro cagnolino, che è di Giuseppe, una cagnolina, e si chiama Mia. Mia, fai pure il giro. Che si continui a stare insieme come questa giornata, che è bellissima, ci sono tante partecipanti, mi sembra più di 70. Più di 70 qua abbiamo aperto. Brava Mia, vai pure sul nostro lock. Più di 70, posso garantire, perché abbiamo visto anche le immagini, più di 70 cani, tanta gioia, tanta allegria e finalmente eccola. Stare insieme, che è mancato moltissimo. Ci è mancato veramente veramente tanto, come dicevo prima, è solo vedere vedere tutti i cani, poterli toccare, coccolare, è tutta un'altra cosa che fare un evento virtuale. Grazie Mia, è il momento della votazione. Molto bene, però molto più bello così. Grazie. 9, grazie a voi. 9. Allora, siamo in compagnia della signora Silvia nel pieno della sua attività, giusto? Allora, ci ritroviamo, come dicevo prima, la terza volta, questa volta dal vivo, fortunatamente. È stata dura?
Abbastanza, diciamo di sì, però vabbè, insomma, siamo sopravvissuti. Noi abbiamo comunque sempre lavorato, anche perché la nostra attività è le consegne vengono fatte a domicilio, per cui anzi la gente ha apprezzato questo servizio, che è stato molto utile nel periodo Covid, molto pesante, perché la consegna a domicilio è stata proprio la soluzione per molte persone che non potevano o non volevano comunque uscire di casa, giustamente, perché abbiamo avuto tutti molta paura. Noi, con tutte le precauzioni, andavamo a fare le nostre consegne, eravamo in giro da soli quindi si girava tranquillamente, però abbiamo lavorato, continuiamo a lavorare. Devo dire che i nostri alimenti sono sempre molto apprezzati, anzi abbiamo anche nuovi prodotti. Ecco, infatti è cambiata l'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe, sicura di più, diciamo, i prodotti naturali fatti come una volta, diciamo fatti a mano, si può dire? Sì, difatti la nostra è un'azienda artigianale, anche se comunque vengono fatti industrialmente, ma c'è proprio una filosofia molto severa su come deve essere fatto l'alimento. Come noi cerchiamo di mangiare bene, cerchiamo di migliorare la nostra alimentazione, c'è una cura molto anche verso i nostri animali, verso i nostri amici quattro zampe. Ecco, un piccolo consiglio giusto per chiudere, poi la lasciamo perché abbiamo interrotto durante l'attività, perché c'era un cane che stava pesando, immagino che chiedeva un consiglio di alimentazione. Alimentazione monoproteica, cosa vuol dire? L'alimentazione monoproteica è un discorso che bisognerebbe approfondirlo, ma con tempo, non così. L'alimentazione monoproteica io personalmente non lo consiglio, perché si rischia praticamente di dargli non tutti i nutrimenti che servono ai nostri amici quattro zampe. Bisogna valutare poi in base alle loro intolleranze, caso per caso. C'è purtroppo una moda, diciamo che l'alimentazione monoproteica è diventata una moda, ma non per tutti va bene. Ma non per tutti, insomma, ogni cane ha bisogno della sua analisi, del suo cibo per la propria salute. Per la propria salute, esatto. E ricordiamo che siamo con Pets Planet, giusto? Esatto. Con la signora Silvia, diamo dei riferimenti veloci. Allora, io mi trovo a Cesate, non ho un negozio, faccio le consegne a domicilio. E cosa posso dire? Eventualmente posso lasciare il numero di telefono, mi devono contattare. Basta che ci possono contattare, esatto, e noi riferiamo. Comunque, basta cercare Silvia della Pets Planet. Comunque potete andare sul sito www.petsplanet.it, inserendo il nome del paese dove abitate, vi verrà dato automaticamente dal sito il vostro consulente nutrizionale di zona. Esatto. Benissimo, buon lavoro. Grazie, altrettanto, buona giornata. Profumerie non esistono solo per gli umani, ma anche per gli amici a quattro zampe. Esatto. Ho detto profumeria giusto perché c'è qualche profumo, qualche shampoo, ma insomma, facciamoci spiegare dalla nostra amica che cos'è questo banchetto. Allora, io ho un negozio di toilettatura a Garbagnate Milanese, si chiama El Netacan e sono Valentina. Questo è un po' quello che noi utilizziamo tutti i giorni per prenderci cura dei nostri amici a quattro zampe, dalle spazzole, dalle lozioni profumate, shampoo ovviamente appositi per cani, salviette profumate, vabbè, poi tutti gli altri accessori che comunque servono nel corso della giornata per i nostri amici. Ci occupiamo di toilettatura professionale e abbiamo anche self-service dove chi vuole può venire a lavare tranquillamente il proprio cane. Dunque la cura del cane, insomma, ha la sua importanza. Esattamente, un cane andrebbe lavato almeno una volta al mese e non una volta all'anno come
era usanza forse, esatto, una volta. Esatto, una volta si diceva non va usata acqua e aceto, comunque esistono prodotti che non vanno a danneggiare il manto del nostro cane e la pelle, e prendersene cura comunque aiuta a migliorare anche la qualità di vita del cane. E anche l'umore. E anche l'umore, assolutamente. Grazie. Grazie a lei. Siamo in compagnia di Cristina, che rappresenta l'associazione Una Luce Fuori dal Lager Onlus. Ciao Cristina, di che cosa vi occupate? Allora, noi, la nostra associazione si occupa di prendere i cani da Canile del Meridione, Centro Italia e Giugna, in Salerno, in Calabria, in Campania, e prendiamo i cani da questi canili, da queste strutture dove ci sono i cani con il numero di supero di cani, li portiamo nella nostra struttura e li curiamo sia psicologicamente che fisicamente. Dopodiché, quando cerchiamo di facciamo un percorso per farli diciamo riabilitativo, esatto, magari anche psicologico, l'uomo, e dopodiché li cerchiamo casa. Ecco, e dunque dopo li date in adozione? Dopo li diamo in adozione, esatto, sì. Se noi abbiamo rifugio qua a Voldo, quindi facciamo venire gli adottanti rifugio da noi, facciamo un piccolo percorso per vedere un attimo, per far conoscere il cane con la persona, esatto, che vuole adottarlo, esatto, e poi lo date in adozione. Facciamo un minimo di binomio e poi dopo lo mandiamo in adozione. Ecco, ricordiamo dove siete? Noi siamo Goldo, in via Cadute della Liberazione 123, siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 per il pubblico. Per le adozioni tutto il suo appuntamento, anche per venire a conoscere la nostra struttura, la nostra realtà, è sempre tutto il suo appuntamento. Siamo sempre in compagnia di Cristina, esatto, perché ho chiesto di farci vedere qualche cane che cerca famiglia, casa, vero? Cerca casa, allora, velocemente ci avviciniamo logicamente ai tuoi collaboratori, agli amici, i volontari, loro sono i cani che cercano casa. Abbiamo Willy, che è un cucciolotto di un anno e poco più. Poi abbiamo Alan, che è un altro cucciolotto che ha 3 mesi. Abbiamo la Swiss, che è lei, che è capa marroncina, che è nuda, fa, prende un bel terremotino ma molto brava, che ha più o meno 2 anni. Abbiamo Gluck, che è il segugino qua dietro, che è il nostro volontario. Poi qua abbiamo Ricky, che è qua sotto Polino Bianco, qua che sta dormendo, anche lui 2 anni. Abbiamo Fragola e poi abbiamo Giulio. Loro cercano tutti casa, oggi li abbiamo portati qua per sfilare. E poi ne abbiamo tanti altri di rifugio, taglia piccola, media, grande, giovani, adulti e anzianotti. Adesso ce ne sono arrivati 6, taglia media, che sono come adozione del cuore, perché sono tutti cani che hanno fatto 11, 12, 13, 14 anni, tutti di canile. Noi li abbiamo presi, li abbiamo portati nella nostra struttura, adesso li stiamo curando e speriamo che arrivi qualche buona adozione del cuore che li possa adottare. Li possa adottare, insomma, per passare ancora qualche anno felice. Esatto, questa volta. Fargli vivere dignitosamente, fargli conoscere la casa, l'amore, tutto quello che non ha mai conosciuto fino adesso, per regalare gli ultimi anni. Grazie. Amici, buona prima, e documenteremo a